proprio niente. E allora perché parlarne? Non serve proprio niente perché è pieno di rottami. Ma se si levano i rottami? Allora serve ad Amalio Lopez. No, perché Amalio Lopez la adopera con i rottami. Senza i rottami la adoperiamo noi per fare il teatro. Ma per la mia dignità, mi rifiuto. Non mi pare sia questo il momento di pensare alla sua dignità. Pensi invece a un povero uomo che ha bisogno di aiuto. Come si permette lei di parlarmi in queste cose? Cosa che lei è un bel vanitoso! E lei è uno sforzato! Cosa? Cosa ha detto? Ma a me! Ma insomma, cosa sono queste parole? Che ne dici, Seb? Per me bisognerebbe prima di tutto vendere dei biglietti subito, fare dei soldi e con questo incasso cominciare i lavori. Costruire il palcoscenico e ripulire per benino tutta la sala e mettere delle belle panche. Domani mattina parlerò con Amalio Lopez. Allora d'accordo, la riunione amici è finita. Oh, chi si vede? Adesso che lavori in teatro guadagnerai un sacco di soldi, eh? Ma va, neanche un soldo e sono pure a spasso. Che peccato. E come fai per andare avanti? Beh, vuoi che ti aiutiamo? Grazie tante, no. Abbiamo messo le arie, ricordati che hai un debito con noi. E i debiti, prima o poi, bisogna pagarli. Sì? Vogliamo parlare con la signorina Rosario. E ti devo annunciare? Le dico che c'è Polia.